Un'altra variante che utilizzo spesso con i miei atleti per far salire la forza dei dorsali sono le famose trazioni a lettere. Le trazioni a lettere sono semplici, dovrete, mentre salite, disegnare delle lettere scelte precedentemente. Esempio, se voglio disegnare la parola ciao, la eseguirò in questa maniera. In questo modo ho disegnato la parola ciao. Non era comodissima la presa, però penso che avete capito l'intento dell'esercizio. Potete scegliere le lettere che volete. Ovviamente ci saranno lettere più semplici e lettere più difficili, ma questo è un ottimo modo per far salire la forza in vari punti del movimento. Un'altra cosa che vi posso consigliare è quello di ampliare il range di movimento. Da una parte ci saranno le persone che fanno dei movimenti corti così, dall'altra ci sarete voi che proverete a fare un movimento ancora più ampio. Quindi il vostro compito sarà quello di provare a fare delle trazioni all'addome, allo stomaco. Dovrete cercare di salire il più possibile e superare la sbarra con tutto il busto. Queste trazioni sono difficili, ma sono determinanti per imparare a fare un buon muscolato. Quindi potremo fare delle trazioni allo stomaco in questo modo. Sono molto difficili, però tutte queste forme che vi ho mostrato sono fondamentali per far salire la vostra forma atletica e il vostro livello di forza dei dorsali. Risultato finale: grande forza e una schiena a V.